informazioni, interrogazioni ed interpellanze. Prima di tutto volevo darvi una informazione, perché in questi scorso consiglio comunale, vi ricorderete, abbiamo approvato la diminuzione della Tari, cioè il nuovo piano economico finanziario della Tari, che prevede tutta una serie di azioni, in particolar modo per le imprese. E questa mattina, delle cose che vi vorrei comunicare, però adesso mi dato un secondo, apro il link. In pratica, da venerdì sono arrivate a casa di tutti, stanno arrivando in questi giorni per tutte le bollette della Tari. C'è un problema di questo tipo con le attività produttive, lo dico stasera in consiglio comunale, domani sera abbiamo un tavolo degli imprenditori, quindi affronteremo il problema della comunicazione anche e soprattutto in quella sede, però volevo darvi questa informativa in modo tale che tutti siamo informati. Avendo scadenza la prima bolletta il 31/10 e quindi prima del 1 di dicembre, che è il limite stabilito per legge entro il quale non si possono effettuare riduzioni scontistiche previste dalla delibera ARERA numero 158, quindi qualcosa di burocratico che personalmente dà anche abbastanza fastidio, ma essendo che è prevista prima di questa data, la fatturazione è prevista al 50% del dovuto 2020 senza la scontistica, e questo è un problema. Capite meglio di me che un'azienda che si trova ridotta dell'80% la bolletta tariffaria, ma che deve comunque pagare un acconto del 50%, nonostante questo è stata la nostra volontà quella di spostare il più avanti possibile la scadenza e poi diminuire, è un problema. Stiamo lavorando per fare che cosa? Per far sì che di sicuro nella rata successiva, quella del 30 dicembre, venga restituito e si possa anche andare a conguaglio. Quindi se io devo pagare 1000 euro, quindi nella prima rata 500, ma la scontistica dell'80%, poi la seconda rata mi restituisci anche i soldi che in più ho già pagato. Però vogliamo anche capire come fare per chi è in seria difficoltà e non si può permettere di pagare l'acconto per avere la riduzione, di fare questo passo avanti. Vi ho voluto informare perché è una cosa che l'iter amministrativo è complesso, noi ci siamo messi dal primo giorno per strutturare il tutto nel modo che nessuno dovesse tirare fuori un euro di acconto, e ci troviamo al risultato opposto in virtù di una delibera ARERA, che è l'ente che regolamenta il sistema idrico e dei rifiuti, che preesisteva e di cui noi non eravamo a conoscenza. Fossimo stati a conoscenza, avremmo fatto una fatturazione unica post 1 dicembre. Quindi questa è un'informativa che do al Consiglio Comunale, la stiamo cercando di trattare per far sì di andare incontro purtroppo di rimessa e di difesa in questa fase qui alle aziende, ma la stiamo trattando in questo senso qui, voluto dare questo tipo di informativa. Poi chiedo ai gruppi, ai consiglieri, se ci sono delle interrogazioni, delle interpellanze, delle comunicazioni. Do la parola a chi me lo chiede. Carino. Una interpellanza. Considerato che da parte della popolazione castellana ci sono stati numerosi risentimenti per le decisioni prese sugli abbattimenti di Viale Cairoli, contestando in modo deciso la mancata tempestiva informazione da parte dell'amministrazione comunale, è ritenuto che per evitare altri episodi simili, e non potendo tutti partecipare al consiglio comunale per essere costantemente aggiornati su ogni decisione, chiediamo alla giunta, se fosse possibile, in concomitanza di un consiglio comunale 2020, cioè entro la fine dell'anno, fare un veloce punto della situazione sui lavori principali già anticipati in campagna elettorale e discussi nei consigli dell'attuale amministrazione. Ciò al fine di consentire a chi impossibilitato ma interessato comunque alla vita
del Paese, avvisionare la registrazione web del Consiglio, dare, oppure da parte dell'amministrazione comunale, dare comunicazioni sui canali ufficiali, carta stampata, social, quello che è. In particolare su argomenti principali come circonvallazione, rotonda Carmi, bagni pubblici, andamento della nuova farmacia, nuova scuola, caserma carabinieri, sicurezza, videosorveglianza, potenziamento organico, nuova rete e potenziamento dell'illuminazione, piano di rilancio per il commercio del centro storico dei portici, ciclo pedonale del segno, casella autostradale. Queste sono un po' le richieste che maggiormente la gente che incontriamo ci fa, a volte insomma siamo in difficoltà anche noi a rispondere con i dettagli, quindi sarebbe bello se in 15-20 minuti si facesse un riassunto, ecco, dei macro lavori che discutiamo su questi tavoli. Grazie, consegno alla Paola. Grazie consigliere Cavina. Per due tipi di problemi: uno è il seguito del consiglio comunale, adesso le facce che vedo stasera tra il pubblico sono specialmente colpito che ci siano alcune persone, ma purtroppo la partecipazione ai consigli e anche le visualizzazioni non sono molte. Per esempio stasera alla fine del consiglio farò, per quel che poco posso fare, una diretta Facebook per raccontare in maniera molto veloce che cosa è successo. Poi ci sono i verbali, poi ci sono i video completi, però cercherò di dare questo tipo di informazione. Detto questo, di fianco c'è tutto il tema delle informazioni sui grandi temi che sono da esplodere, che evolvono in continuazione e non in continuazione. Diverso è trattare il tema della variante o del casello o di altro rispetto a che magari i 10-15 piccoli cantieri di cui magari anche stasera parliamo nell'ambito della variazione di bilancio. Che ci sia un tema di comunicazione di costante aggiornamento, questo con l'assessore Selvatici in particolare ne abbiamo sempre parlato, stiamo cercando nel nostro piccolo di fare tutta una serie di informazioni anche più spicciola, si veda per esempio tutto il calendario unico degli eventi, le dirette Facebook che abbiamo fatto, e un aggiornamento sicuramente molto più costante del social network per andare incontro. Colgo di buon grado, ecco, l'idea che di qui a fine anno si possa fare un consiglio comunale, un po' quello che abbiamo fatto pre-lockdown, quindi invitando il Conami ed Era a parlare del capabilitatore, il consorzio di bonifica per le casse di espansione a valle, l'autorità di bacino regolare per le casse di espansione a monte, oppure la regione autostrada per parlare del casello e così via. Questo molto volentieri, lo colgo con spirito positivo e costruttivo, quindi cerchiamo di mandare fuori le tante cose che stiamo facendo, perché guardavamo, mi permetto questa riflessione, abbiamo da metà dell'anno scorso, cioè da quando ci siamo insediati ad oggi, circa una sessantina di ambiti su cui siamo attivi più o meno direttamente, tra una quarantina di cantieri di lavori pubblici e rinnovi istituzionali, quindi di carne al fuoco ce n'è molta per una comunità come la nostra. Accolgo positivamente questa sollecitazione. Grazie. Se può bastare la risposta così o volete una risposta scritta? Altri? Capogruppo Fassinetti? Visto che sapere se fanno parte di un piano, se ne saranno installate altre e qual è il costo, insomma, di questa installazione. Ci sono altre volevamo chiedere se è possibile enunciare il nome e cognome dei votanti contrari, astenuti nelle dichiarazioni di voto, perché mi segnalano che ascoltando la registrazione tante volte non si capisce praticamente chi e cosa vota, insomma. È solo una piccola cosa. Chiedo alla segretaria, non so se questo regolamento non lo so. Cioè non lo prevede, ma non lo vieta. Okay. Adesso
viene da pensare che nei consigli comunali più corposi potrebbe diventare complicato. E... va bene, adesso vediamo. Dopo proviamo, c'è la prova. Quello che ha saputo, ha comunque concordato di rimandare la nostra mozione su Viale Cairoli come bene monumentale, e mi chiedevo se anche la proposta dell'ODG progetto di cittadinanza viene rinviata al prossimo consiglio. E l'altra cosa, ricordiamo che rimando in attesa di risposta all'interrogazione in merito alla Rocca dello scorso 29 luglio, l'interpellante diretta del privato sempre del 29 luglio, che richiamava l'impegno dell'amministrazione della seduta alla questione votata il 18 giugno scorso. Dico due cose. In merito all'interpellante della Rocca, ce l'ho qui sotto, in realtà volevamo dare risposta anche con la possibilità di fare quel lavoro che era già stato presentato due anni fa, credo, un anno fa, cioè di metterli lì, aspettiamo ancora qualche, però se il tema è dare risposta subito, si dà una risposta che evade un po', invece se il tema è affrontare il problema di come credo sia l'utilità dell'interpellanza, cioè sottoporre all'amministrazione il tema per arrivare a una definizione, è meglio aspettare qualche giorno in più rispetto alla scadenza dei termini di risposta e poi vedere risolto, che rispondere subito non si fa anche queste cose. Però colgo positivamente sulla mozione, sì, perché uno, questo consiglio comunale arriva a ridosso dello scorso ed è già abbastanza corposo. Due, io credo che su tutto il tema del verde, facendo la commissione di cui dopo andremo a parlare, ci sarà modo e spazio dentro a quella riflessione che, ripeto, facciamo tutti noi insieme proprio per migliorarci, quindi questo sì. E l'altro sì, la risposta interpellata alla mozione della cittadini consapevoli, credo che nel prossimo consiglio non ci siano problemi affinché ci vada. E rispetto alla videosorveglianza, diamo risposta, se volete, in forma scritta la prossima volta, soprattutto per il costo. Il progetto è quello di ampliamento della videosorveglianza di tutta l'Unione, in cui noi avevamo alcuni punti principali da potenziare. Ci sono anche il tratto interno dei portici, quindi tra piazza Bernardo verso Seimo e Faenza, e ci sono anche i parchi. Questa era un po' la base, però se lo ritenete, il prossimo consiglio comunale possiamo fare un punto, vedendo l'occasione di questa interpellanza, un punto su tutta la videosorveglianza comunale e le prospettive di sviluppo, perché negli ultimi mesi sono state installate diverse postazioni. Per quanto riguarda le mozioni del privato, questa cosa aspettiamo ancora un po'. Okay. In realtà sul verde privato io avevo un'interpellanza che era del 30 luglio, non era una mozione. Differenza? Un'interpellanza, sì. No, sì. Allora, la mozione era stata votata favorevolmente, sì, e avevo chiesto appunto come dare seguito. Adesso io credo, perché prima dicevi la mozione deve essere messa ai voti, l'interpellante ci dà risposta. Rispetto anche a quello che dicevo prima, adesso noi partiamo con un lavoro impegnativo sulla commissione del verde pubblico. La palla è ormai dei consiglieri, nel senso che dell'assessore naturalmente, nel senso che se contestualmente si vuole aprire anche il cantiere di revisione del regolamento del verde privato, naturalmente lo si può fare, è impegnativo perché come tutti dobbiamo darci delle priorità, e se si decide di partire col verde pubblico, che è una commissione che ci impegnerà tutti molto, credo che possa stare al fianco questa cosa, però mi rimetto nelle mani dell'assessore e dei consiglieri su questo. Scusate, un piccolo interrogazione. Prego. Quando faranno i lavori della commissione? Saranno sottoposte all'attenzione anche, oltre che partire con il tema principale, le novità che si stanno venendo avanti, cioè
la gestione dell'ente pubblico nella vista nell'ottica dell'Unione, che sta nascendo e partirà all'inizio di ottobre questo gruppo partecipato dell'Unione, che dovrà parallelamente ai lavori della Commissione, che darà gli stimoli, partirà di suo nell'iniziativa di fare una sorta di radiografia generalizzata per la situazione del verde. Fra queste cose c'è anche il fatto che l'impegnativo regolamento del verde, che è stato adottato solo da Estremoniese, mi è stato detto, dovrà diventare anche adattato continuamente il regolamento d'Unione. Io mi sono permesso di sottolineare, visto che ne abbiamo discusso un'altra volta di questa cosa, la necessità non di stravolgerlo, ma di puntualizzare alcuni punti del regolamento del verde che è stato adottato da Stregoniese. Questo per dire che globalmente, anche con l'esperienza degli altri, andiamo a mettere tutto sotto la lente di ingrandimento. E mi permetto di dire, per poterlo gestire in maniera appropriata, di adattare anche il nostro alle esigenze di una gestione possibile, non solo auspicabile. Quindi credo che i lavori della Commissione, che io voglio immaginare anche molto approfonditi e impegnati, debbono girare su alcuni binari paralleli, uno dei quali, non per buttare troppa carne al fuoco, ma per essere coerenti con il panorama che ci circonda, di affrontare anche questa direzione. Quindi vi presenteremo il gruppo che si sta organizzando adesso, sarà oggetto del confronto di una delle nostre prime riunioni, dopodiché ci daremo degli obiettivi di lavoro che saranno indirizzati, uno, all'approccio sistematico che si farà sul verde pubblico, che non è più solo, anzi, non è più una valutazione sulla stabilità degli alberi, ma bensì una valutazione sulla sicurezza, una sorta di analisi del rischio, per intenderci, che deve essere estesa un po' a tutte le nostre alberature. Quindi questo è un progetto supportato da tecnici diretti e esterni. Dopodiché noi lavoreremo implementando e dando indicazioni, noi intendo la Commissione, su questa direzione, e il mio auspicio è che si lavori in parallelo anche su quell'altra direzione, quella del verde più alto, perché non è cosa secondaria. Grazie Mendoni per le specifiche. Quindi la mozione approvata sul verde privato viene rinviata, diciamo, come argomentazione, come sviluppo all'interno della commissione. Cioè io pensavo che fosse più sensato mettere tutto, non dare delle risposte parzializzate che poi probabilmente sortiscono l'effetto di ti danno una risposta immediata a una tua motivazione, però non ho risolto il problema. Io credo che il problema vada affrontato nel suo insieme per dare una risposta completa. Questa volta, avendo scelto questa strada, io credo molto ambiziosa, credo che dobbiamo avere la forza di perseguirla tutto intera. Altri interventi? Selvatici. Si vuole dare risposta all'interpellanza sulla street art che l'altra volta non abbiamo letto e secondo me c'erano diversi dubbi che la Vetta aveva chiesto. Ecco. Allora, come anticipato, il 21 febbraio, in pieno inizio dell'emergenza Covid,
momento in cui sono stati chiusi i portoni di ogni evento culturale che ha preceduto il successivo lockdown, il progetto Street Art era diventato l'ultima priorità, considerato il fatto che non avevamo visione di quanto sarebbe durata e di come avremmo potuto affrontarla giorno per giorno, di pesare gli sforzi economici in favore di necessità primarie e soprattutto cercando di gestire l'evoluzione della pandemia in tutte le conseguenze salutari, economiche e sociali della nostra cittadina. Ad oggi non sono ancora chiare le possibilità nella realizzazione di eventi, non lo erano nemmeno al momento della progettazione degli eventi del calendario di serie d'estate a metà giugno, in assoluto ritardo rispetto ai tempi necessari per sbrigare le pratiche burocratiche necessarie per la realizzazione di un calendario di questo tipo. Il progetto Street Art, così come era stato pensato, probabilmente non potrà essere realizzato, almeno ad oggi non abbiamo la certezza, viste le condizioni di difficoltà in cui ci troviamo a gestire il pubblico degli eventi. Poi queste cose mi cambiano ogni 15 giorni, però. Gli ingressi nelle scuole, le incertezze dei mesi a venire, saranno fatte ulteriori valutazioni appena possibile. È ovviamente in studio un nuovo progetto Street Art che mantenga intatti gli intenti, valorizzare i luoghi, creare scorci per il futuro, spostare persone sul territorio, creare arte nuova per valorizzare l'arte esistente, ma che semplifichi il lavoro pianificandolo, tenendo conto della mutevole condizione delle procedure di sicurezza da rispettare in ambito Covid. Tutte le persone che hanno fornito un contatto email dell'incontro di agosto 2019 sono state contattate il 7 agosto di quest'anno per la realizzazione del lavoro di street art prossimo a Viorti. È stato posizionato un container a uso deposito che sarà opportunamente bonificato, è già stato bonificato, per poter essere disegnato. Dal 28 agosto è stata estesa la richiesta anche sulla pagina Facebook e sito del Comune. Aggiorno quanto avevo scritto nella risposta, abbiamo ricevuto 3 candidature, sono state giudicate da 3 persone che si occupano di servizi alla comunità, di cultura e di ambiente e territorio, e a breve, a pochi giorni, insomma, comunicheremo e contatteremo anche la persona che ha presentato il progetto più consono, che il Comune, diciamo, pagherà, il Comune pagherà il materiale e la persona realizzerà il lavoro. In questo momento quindi non risulta disatteso nessun punto, vista anche la situazione attraversata e non ancora conclusa legata al Covid-19, che ha comportato notevoli slittamenti di tempo in ogni ambito. Il progetto di street art dell'artista Mondo Scara poi è stato inserito nel calendario di serie d'estate nel periodo immediatamente dopo Ferragosto per amplificare lo sforzo fatto dall'amministrazione e dalle associazioni culturali del territorio, volto a portare al rinnovamento ancor più di quanto avessimo pensato nel progetto originale. È proprio l'opera di Mondo Scara, che è inserita in una più ampia installazione che l'artista vuole estendere a tutta la Romagna nel tempo, inizia da qui, dal nostro paese e dal paese dell'artista, con un 7,5. Doppia opera di 40 singole come le carte romagnole, che così combinata significa cambio del mestiere, rinnovamento. In un periodo come questo ci è sembrato il migliore augurio da fare alla cittadinanza, nell'attesa che Mondo Scara completi in futuro più breve possibile le restanti 38 opere dedicate alla Romagna e realizzi il percorso dell'immaginato. Il progetto, per rispondere alle domande fatte, il progetto Romagna di Mondo Scara consta di 40 carte romagnole della dimensione di 2 metri per 1,20 realizzate in plastica recuperata da flaconi dei tessuti usati, quindi simbolo di rispetto per la natura e rigenerazione. Le 40 carte sono la nostra tradizione, convivialità, partita in famiglia, compagnia, momenti di scambio, piacevoli ricordi. Il luogo è il teatrino del vecchio mercato, è una via di accesso alla piazza via Lombardini, in pieno centro storico, e come già descritto a febbraio si riparte dal centro, cercando il passaggio agli sguardi, si riparte dal teatrino, dalla biblioteca, 2 dei nostri luoghi di cultura e aggregazione più importanti. Come detto sopra, il progetto Street Art, così come pensato in origine, necessita di sensibili modifiche per poter essere di agile realizzazione nel periodo di incertezza e tutela delle persone che ci apprestiamo a passare. Mi riferisco
singolo di un paese che non si ferma può aiutare la cultura e l'arte, ma anche l'economia, e iniziare a costruire piccole tappe per un turismo che vorremmo vedere crescere negli anni a venire, appunto, rivoltando ciò che abbiamo grazie anche a ciò che non abbiamo ancora. L'amministrazione non ha assolutamente intenzione di abbandonare il progetto, ma di ristrutturarlo, realizzarlo, inserendosi in percorsi organizzati, ricostruirlo ma non fermarlo. Il lavoro di Mondoscala è seguito in breve tempo, non appena le norme lo hanno permesso, è la dimostrazione. Grazie Assessore Servatici. La risposta è stata data in forma scritta, era corretto anche darla in forma verbale al Consiglio Comunale. Ci sono altre interrogazioni o interpellanze? Non ci sono. Allora